Allora, giusto per capirci, visto che quando parliamo di innovazione parliamo di tutto e di niente, che cosa intendo e che cosa, a cosa mi riferisco per innovazione all'interno di questo speech? Sicuramente un luogo in cui soggetti dell'innovazione producono prodotti, servizi, modelli organizzativi che vengono poi adottati da cittadini, da enti, da imprese per migliorare complessivamente il livello di vita e il livello di stabilità del paese, quindi accrescere nel valore all'interno di un paese, quindi un livello molto alto. Non sto pensando alla singola tecnologia o al singolo processo, ma a qualche cosa di un po' più ampio, un po' più omnicomprensivo. Allora, è evidente, lo sappiamo, non c'è bisogno di sottolinearlo ulteriormente, che l'innovazione è considerato a livello complessivo un driver fondamentale per lo sviluppo di paesi. Lo sappiamo perché ce lo dicono studi universitari, perché lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, quindi non c'è bisogno di sottolinearlo più di tanto. Se questo è vero, facciamo una riflessione su come il nostro paese è concepito nel mondo e a che livello è. Siamo l'ottavo paese al mondo per il PIL, siamo il quinto per l'esportazione di beni strumentali, le nostre macchine, le aziende che sviluppano macchinari sono il numero uno al mondo, quindi siamo bravissimi da questo punto di vista. Siamo il decimo al mondo per deposito di brevetti, sia a livello europeo che a livello internazionale, e il decimo paese al mondo per valore delle esportazioni. Quindi dovremmo considerarci molto bene da questo punto di vista, dovremmo avere una bella percezione del nostro paese. Ebbene, però, dal punto di vista della classifica dei paesi considerati complessivamente più innovativi al mondo, siamo 28esimi. Allora c'è qualche cosa che stride in questo tipo di considerazione. E perché? Quali sono i concetti, i criteri e i punti fondamentali su cui si basa quella classifica? Investimenti in ricerca e sviluppo, l'abbiamo sentito anche stamattina con Letizia Moratti, che ci raccontava che effettivamente siamo abbastanza scarsi da questo punto di vista rispetto al resto del mondo dell'Europa. Abbiamo dal punto di vista della proprietà intellettuale, capacità di commerciare le innovazioni, cultura delle innovazioni delle istituzioni, non ve li leggo tutti, li vedete qua, sono questi i punti per cui l'Italia è considerata alla fine di un rating 28esima al mondo. Allora, il concetto che vorrei trasmettervi e che penso che sia fondamentale da questo punto di vista, se dobbiamo provare a cercare empiricamente il perché, è perché siamo un paese dove fare sistema è veramente difficile. È un paese fatto di campanili, un paese dove qualsiasi cosa bella può essere fatta meglio da qualcun altro, e quindi ciascuno si sente titolato a fare meglio quello che già fanno altri, invece di mettersi insieme per fare in due una cosa ancora più bella. Quindi fare sistema per noi è un problemino, nostro endemico, veniamo dai comuni, insomma, e lo sappiamo bene. Allora dobbiamo anche in questo caso pensare l'innovazione, dobbiamo provare a pensare l'innovazione come a una filiera a sé stante e non più un insieme di soggetti che sono a servizio e a supporto di altre filiere, ma dovremmo pensare all'innovazione come qualcosa che abbia dignità di filiera a sé stante. Allora, vi faccio solo un esempio. Nel PNRR, che è stato citato tantissimo questa mattina, sono stati destinati 1 miliardo e 100 milioni all'interno di una misura che si chiama contratti di sistema, che supportano le filiere, due punti, alimentare, design, moda e arredo, automotive, microelettronica, semiconduttori, meccanica, elettromeccanica, chimica e farmaceutica. Queste sono le filiere che abbiamo deciso di supportare come governo, come paese. E allora, che cos'è una filiera? È un luogo, è un qualche cosa dove ci sono delle fasi e ci sono dei soggetti. Le fasi sono la creazione e l'approvvigionamento di materie prime, quindi c'è chi fa scouting, estrazione, coltivazione, pensiamo a una filiera in chiave generale, dall'agroalimentare. C'è una fase successiva di trasformazione e assemblaggio di queste materie prime all'interno di luoghi preposti, le fabbriche, le officine e così via. Dopodiché c'è una fase premercato di validazione, di industrializzazione e poi di distribuzione, altrettanto che coinvolge soggetti diversi che fanno parte di quella filiera, e poi finalmente arriviamo al mercato. Allora, considerando
l'innovazione come una filiera, possiamo dire che la materia prima che alimenta la filiera dell'innovazione sono le idee, e quindi le idee dove nascono? Nascono all'interno di università, di centri di ricerca, nelle start-up, nelle PMI innovative, anche nell'impresa. Poi abbiamo il tema della trasformazione. Bene, abbiamo dei luoghi di trasformazione di queste idee, che sono gli incubatori, sono gli startup studio, per esempio, che è una forma nuova di attività all'interno del mondo delle startup, i parchi scientifici tecnologici, gli innovation hub più in generale. E poi abbiamo un momento ulteriore di crescita e di sviluppo di queste idee che sono state parzialmente trasformate. Quindi abbiamo gli acceleratori, i programmi di open innovation con le grandi imprese, i fondi di venture capital, le iniziative di corporate venture capital all'interno delle imprese, e quindi poi finalmente arriviamo al mercato. Ecco, vi lascio con un paio di osservazioni secondo me rilevanti e un'ultima provocazione. Allora, noi abbiamo solo nel periodo tra il 2012 e il 2017 il comparto delle start-up, quelle formalmente riconosciute dalle nostre camere di commercio, ha dato da lavorare a 542.000 persone. Oggi siamo nel 2022, siamo vicini alle 950.000, quindi vuol dire 1 milione di posti di lavoro nel mondo della nuova innovazione, della nuova imprenditorialità, nelle start-up. E il dato CERVED interessante che vedete qua è che questa riga blu indica i nuovi addetti per classe di età aziendale e indica come classe di attività aziendale nelle aziende che hanno da 0 a 5 anni. Questo significa che il mondo delle start-up e delle imprese giovani, nuove, sono quelle che danno maggior forza lavoro, creano maggiori posti di lavoro in tutto il paese. A proposito di filiere, consideriamo una cosa: il mondo delle start-up ha generato in termini di fatturato 3 miliardi di euro nel 2021. Una filiera che ha dignità di filiera, quindi quella del design, nel 2019 ha generato 3,8 miliardi. Allora, se andiamo ad unire nel 2022 il fatturato delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, per la maggior parte sono start-up che poi sono cresciute e sono diventate piccole e medie imprese dopo i 5 anni, siamo intorno ai 9 miliardi e mezzo. Allora, sicuramente è un comparto, non possiamo dire che non sia una filiera, non possiamo dire che è solo qualcosa che serve ad altri. E quindi concludo e vi ringrazio con una scommessa e una proposta. La scommessa è questa: dobbiamo considerare l'innovazione come una filiera e di fatto supportarla con dei contratti di sviluppo oppure con strumenti similari, ma che siano pensati a supporto di un'intera filiera, fatta di soggetti che tra di loro sono comunicanti. Il governo potrà dirci, i governi potranno dirci che il tema dell'innovazione è molto sostenuto perché ci sono tanti quattrini che arrivano sui banchi dei soggetti preposti, ma non c'è una visione strategica che faccia sì che tutti questi soggetti siano vasi comunicanti tra di loro e siano in osmosi tra di loro. Quindi il suggerimento e la proposta è questo: costituiamo una task force, evidentemente guidata dal governo, ma con rappresentanti dei vari soggetti, qui i soggetti che vi ho citato prima, che sono coinvolti, per giungere finalmente a descrivere che cosa? Un modello di filiera vero e proprio, i soggetti, le forme dei contributi, i requisiti, le proposte di rendicontazione e tutto quello che serve a identificare. Perché se riusciremo come paese a considerare innovazione davvero come una filiera, a questo punto faremo sicuramente un passo avanti nello sviluppo e nella considerazione del nostro paese in giro per il mondo. Grazie.